Cari amici, parliamo di dov'è il centro dell'universo sulla base di una piccola disputa che è avvenuta in calce ad un video del mio amico e mister nichilista. Mi scrive Skelter 95. Skelter 95. Vedete, cari, vedete che lettera, che è piena di link, tra l'altro. Allora, Skelter95 mi scrive, il titolo della lettera è: Siamo al centro dell'universo? Punto di domanda. Poi, caro professore, ho avuto una discussione in calce a un video dell'utente Mister Nichilista e mi dà il link di questo video. Nei commenti a questo video di Mister Nichilista hanno scritto anche delle persone credenti. Uno di questi, Pasqualino Marino, è quello con cui ha avuto la discussione. Può controllare i commenti qui. Siccome però farebbe fatica a trovarli, gli riscrivo in questa lettera i commenti. Allora, e Pasqualino Marino, che è il blogger credente, scrive: Ognuno vive come vuole, ma è condizionato dalle leggi umane e divine. Questa non è una favola. E io ti dico, Pasqualino Marino, sì, è vero, noi siamo condizionati dalle leggi umane e anche da quelle divine, sì, però si tratta di stabilire quali siano queste leggi divine, perché ci sono tante religioni che si ammazzano in guerra tra di loro. Bisogna vedere qual è il Dio giusto, capito? Il Dio giusto, quello che ha fatto le leggi giuste, perché tra cristiani e musulmani ci si ammazza ancora oggi, non dico i tempi delle crociate, ma ancora oggi. D'accordo? Quindi ognuno, il credente, il blogger credente dice, ognuno vive come vuole, ma è condizionato dalle leggi umane e divine. E questa non è una favola. Sì, bisogna stabilire leggi divine, ma di quale Dio? Quale Dio? Perché gli dei sembra che siano tanti, c'è il Dio degli ebrei, il Dio dei cristiani, il Dio degli islamici, ci sono poi gli dei indù. Ci sono tutti gli dèi delle religioni orientali, le leggi divine di quale Dio? Anche perché si ammazzano fra di loro. I credenti dei vari dèi si ammazzano fra di loro. D'accordo? E Skelter 95 dice: Ma di quale Dio stai parlando? Risponde il credente, che è Pasqualino Marino. La natura è di per sé uno spirito divino. La natura già è divina, dice il credente. Ma l'uomo cerca un Dio personale, un Dio personale col quale dialogare. Nel mio caso credo in Cristo come unico Dio e nella Madonna come essere spirituale vicino agli uomini. Le altre fedi hanno un senso solo se non inducono alla violenza e all'intolleranza. Perché la violenza e l'intolleranza sono dettate da Satana. È il credente che scrive così. Sì, è anche un buon intervento, caro, questo qua. Ma però il fatto è che le altre fedi, tu dici che hanno senso solo sì, e le altre fedi però dicono che sono loro le fedi giuste nei confronti di noi cristiani cattolici. Perché tu mi parli della Madonna, quindi sei un cristiano cattolico. E le altre fedi dicono che sono loro le fedi giuste. E risponde Skelter, beh, il mio agnosticismo si sposta pian piano verso il panteismo. Panteismo vuol dire che Dio sta dentro l'universo e che l'universo è Dio. Panteismo, pan ovunque, teismo, Dio sta già dappertutto, panteismo sta dappertutto, Dio. Cioè non è una persona Dio, è stata dappertutto, sta dentro l'universo, dentro la natura. Beh, il mio agnosticismo si sposta pian piano verso il panteismo. Non è forse l'universo un cosmo? C'è qualcosa di regolato? I corpi celesti si spostano senza mai sbagliare di un secondo.
Per me Dio è l'universo, ma da qua a dire che ci ha messo noi al centro del suo disegno per amarci ce ne vuole. Il suo agire lo trovo persino poco credibile. Beh sì, si fa fatica a capire quale sia il disegno di un Dio personale, perché un Dio personale abbia creato i virus, i microbi, i vermi, tutti gli animali, per tutti gli animali che ci circondano, i gatti, i cani, non c'era al di là, solo per noi c'era al di là, non si capisce questa forma di, scusate il termine, di razzismo, tutto a favore degli uomini e tutto poi a sfavore degli animali. E risponde Pasqualino Marino, che è il credente: io non sono panteista perché ritengo che oltre la natura osservabile esista un altro credo. Perché ritengo che oltre la natura osservabile esista altro. Punto. Credo inoltre in un intervento dall'esterno, all'esterno alla stessa natura. Per la teoria della relatività generale dice che noi siamo al centro dell'universo così come altro punto dell'universo. Non capisco, caro qua, l'universo si espande e da qualunque punto ti guardi attorno hai l'impressione che tutto si allontani da te. Quindi sei al centro. Mi piace pensare che Cristo abbia già fatto il massimo per noi, dandoci la vita eterna, liberandoci dal demonio. Pasqualino Marino, il credente. Caro, è bello pensare quello che pensi tu, sai? È bello pensare, però quando dici mi piace pensare che Cristo abbia già fatto il massimo per noi, dandoci la vita eterna, liberandoci dal demonio, eh sì, ma nella vita eterna del cattolicesimo, anche del cristianesimo, anche dell'islamismo, non c'è solo la vita eterna in paradiso, c'è pure la vita eterna nell'inferno, in mezzo alle fiamme, al fuoco. La conosci la Divina Commedia di Dante Alighieri? Questa è la brutta vita eterna, dentro il fuoco dell'inferno, non è una bella cosa. Quasi quasi è meglio, un tipo di vita eterna come questa è meglio non avercela, caro amico. E io in tanti video ho ricordato che per esempio i testimoni di Geova, che sono pure loro una bella religione, hanno un Dio potente, Dio Geova, non ce l'hanno l'inferno, hanno solo il paradiso. I testimoni di Geova hanno solo il paradiso. Gli ebrei, per esempio, che hanno un Dio potentissimo, e Dio vive, non hanno né inferno né paradiso. Allora come la mettiamo con questa faccenda? La vita eterna, a me va bene la vita eterna, ma in paradiso no, all'inferno. Tu mi puoi rispondere, vabbè, ma Dio è misericordioso, non ci manda nessuno all'inferno, vabbè, ma se Dio è misericordioso e non ci manda nessuno all'inferno, che ci sta a fare l'inferno? Che ci sta a fare? Aboliamolo, non se ne parla più. Ecco qua mi dice l'amico Skelter 95, mi dice, dunque, io Skelter sono stato rimproverato di non conoscere la teoria della relatività, ma ho come l'impressione che questo utente l'abbia travisata per cercare di dimostrare ciò che gli è comodo. Lei che ne pensa? La ringrazio per la risposta, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, caro amico Skelter 95, cosa vuoi che ti dica? Tante volte ho spiegato come sono nate le religioni, tante volte l'ho spiegato. Le religioni sono nate per, diciamo così, tranquillizzare gli uomini nei confronti della morte. E gli uomini non si rassegnano a morire. E gli uomini vogliono la vita eterna. D'accordo? Quindi non è facile accettare la vita così com'è, accettare la nostra vita così come fosse la vita di un gatto. Il gatto nasce e poi muore. Il gatto, ho già detto tante volte, gli animali non hanno le religioni, non hanno le metafisiche, non hanno le filosofie, non hanno le cattedrali, gli animali, non hanno i preti, non hanno
Le cerimonie religiose non hanno i cimiteri, non hanno le università, gli animali, e quelli non hanno bisogno loro di queste cose perché non hanno paura della morte, gli animali. Forse non hanno neanche la consapevolezza di morire. Siamo noi esseri umani, noi esseri umani che abbiamo la paura della morte. Per cui sono nate le religioni e abbiamo costruito un Dio a nostra immagine e somiglianza, per lenire la nostra disperazione. E circa la teoria della relatività, e casomai la teoria della relatività, e dicesse che l'universo è nato ed è in espansione, e io vi rispondo tranquillamente che, scusate il termine, me ne frego della teoria della relatività. Pure se dietro c'è Albert Einstein. In espansione dove? In espansione. Ma se l'ha già detto Isacco Newton che l'universo è infinito, se l'universo è infinito non si espande da nessuna parte. L'ha già detto Isacco Newton. Poi qua c'è tutta la raccolta di tutti quanti gli astrofisici moderni. È il centro dell'universo? Ma se l'universo è infinito, è il centro. Non sta da nessuna parte, sta da tutte le parti. L'universo infinito ed eterno non c'è né centro né periferia. A quelli che mi dicevano che l'universo è finito, no? Che c'è i confini, e io ho fatto il mio video intitolato Sulle muraglie dell'universo, ipotizzando che gli esseri umani il sabato e la domenica vadano a fare weekend con una navicella spaziale sulle muraglie dell'universo, con dei bei binocoli, si mettono lì sulle muraglie dell'universo, i confini dell'universo, a guardare quello che c'è fuori. Caro amico, io direi semplicemente all'amico qua, che è molto cortese, l'amico Pasqualino Marino, no? Di spiegarci qual è il vero Dio che c'è su questa terra, tutto qua. Se è vero il Dio dei cristiani, oppure se è vero il Dio degli islamici, o se è vero il Dio dei testimoni di Geova, o se è vero il Dio degli ebrei, oppure qual è il Dio più vero, anche perché si fanno la guerra tra di loro, i credenti in questi dei si fanno la guerra, si massacrano, capito? Sono secoli, millenni che si massacrano tra di loro, perché ciascuno dice che il vero Dio è il mio Dio. Vabbè, cari amici, io non vorrei insistere troppo sulla questione. Comunque io ritengo che si possa vivere pure senza Dio, va bene? Specialmente non so che farmene di un Dio che ti dà la vita eterna e che per taluni regnerà in paradiso e per altri in inferno. Poi se voi mi dite che Dio è infinitamente misericordioso, e vabbè, se non ci manda nessuno all'inferno, beh, che venga abolito l'inferno, no? No, non ho tenerlo sempre lì come una spada di Damocle che incombe su di noi, no? Su di noi. Vabbè, cari amici, capito? Dov'è il centro dell'universo? Non sta da nessuna parte. La Terra c'ha un centro, la Terra c'ha un centro, oppure Roma, Milano c'hanno un centro, perché c'hanno anche dei confini. L'universo è infinito ed eterno, non c'ha nessun centro, oppure ogni punto dell'universo è un centro e la periferia sta dappertutto. Tutto è centro e tutto è periferia nell'universo, capito? E la cosa è difficile da capire, lo so che è difficile, tant'è vero che l'ultimo verso della poesia L'infinito di Giacomo Leopardi è questo: m'è dolce naufragare in questo mare. È un mare, è un mare, m'è dolce naufragare in questo mare. Va bene, cari amici, grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.